felicemente single o solo single? No, no, felicemente. Ah, felicemente. Si può stare bene. Allora, io guarda, mi ero messa in testa questa cosa qua, di voler cambiare il tuo status. Facciamo finta che lo cambieremo alla fine di questa chiacchierata, non si sa mai, noi si lancia un appello, guarda, parlo con una toscana e subito torno. Ah, che bello, torno, mi sento a casa. Ok, ci stai? Vediamo se troviamo qualche spunto di riflessione, Laura. Va bene, va bene. Ti ho accolto intanto con Nero Bali perché so che hai festeggiato i tuoi 40 anni, ragazzi, sta donna ha 40 anni. Sì. Andando a Bali da sola. Sì. Sì, sognavo questo viaggio da più di 7 anni, ma con la bambina ovviamente ho dovuto aspettare un po' per poterlo fare. Sognavo di farlo da sola perché trovo che viaggiare da soli aiuti tantissimo a crescere una consapevolezza personale verso se stessi e verso gli altri. Ti dona proprio occhi diversi. Ma non hai avuto paura? Insomma, voglio dire, poi alla fine sono paesi anche molto lontani dalla nostra cultura, non hai avuto nessuna paura? Un po' di paura ti accompagna sempre in tutte le cose che fai, quindi è chiaro che c'era, insomma, ero lontana da casa e non voglio fare la Wonder Woman. Però devo dire che quella terra ha un'energia fantastica e le persone sono stupende, ti aiutano a non sentirti mai sola. Io non mi sono mai sentita sola a Bali. Allora, noi ci eravamo messi in testa, come ti ho detto, di trovarti il principe azzurro. Chiaramente se tu sei più felice così anche di andare a Bali da sola, probabilmente non ti servirà a niente. Sempre che il principe azzurro serva a qualcosa, tanto per chiarirci le idee. Comunque, credo più nei cavalli dei principi azzurri, sai? Giochiamo al trittico. Allora, partendo dal lato estetico, ti faccio tre nomi. Tra Leonardo DiCaprio, Johnny Depp e Richard Gere, chi ti si addice di più? Si può dire nessuno dei tre? Pare brutto. Pare brutto, uno dovevi scegliere, vai. Allora, per questioni probabilmente spirituali ti dico Richard Gere, anche se ormai c'ha una certa, come si dice. C'avrà pure una certa, ma direi che va ancora bene. Sì, va bene. Sì, ci portiamo a casa Richard Gere, volaltissimo, sì. Laura, volaltissimo. Tra l'altro tu non puoi avere paura, neppure quando viaggi da sola, perché sai tranquillamente colpire di box. Aspetta che lei... Box thailandese, box al sacco, cintura marrone di karate, arbitro di calcio, tutti sport maschili, Laura. Maschili, sì, sono un maschio mancato, ma si sa, questo si sa. Ma si sa, non si vede però, te lo dico, manco un po'. Allora facciamo così, se il tuo lui dovesse avere la saggezza spirituale di Richard Gere, dato che per gli sport maschili ci pensi te, dovrebbe fare nuoto sincronizzato, non so, uno sport femminile. Guarda, perfetto. Ti piace? Claro. Però, una cosa di te non l'ho ancora capita. Dimmi. Se quando si parla di gelosia esce fuori il vulcano siciliano oppure la donna tagliente toscana? Allora, diciamo che l'indole è decisamente quella di quando ti parte la vena siciliana, ecco. se c'è motivo è quella. Poi negli anni ho imparato a domare, per cui ecco, magari divento tagliente, giro i tacchi e me ne vado, ecco, un po' alla toscana, però l'indole rimane quella. Abbiamo un'altra caratteristica che il tuo lui dovrebbe avere, ma la introduco attraverso un filmato. Numero 35, dalla Toscana, Laura Torrisi. Laura, immagina di essere seduta al tuo banco mentre c'è un compito di matematica. Sei in difficoltà, ma la soluzione è a portata di mano. Un tuo compagno... Data di mano? La soluzione! La soluzione. Un tuo compagno, 4-4, ti passa sotto il banco un foglietto, naturalmente con la soluzione del compito. Che cosa fai? Lo copi o no? Lo copio. Oh, evviva la sincerità, ha ragione. Da che mondo è mondo i copi in classe si copiano. Tu non l'avevi fatto. Ma perché mi devi fare queste domande? Stiamo parlando con lei. Infatti lei ha ragione. Ah sì, lo copi? Sì, lo copio, perché di matematica proprio zero. Qui ti abbiamo preso proprio in castagna. Quindi facciamo che il tuo lui, Laura, deve essere preparato in matematica. Dovrebbe essere uno scienziato. Anche meno, dai.
Senti, quando tu nel tempo libero ti diverti a fare tante cose, mi hanno detto che recuperi anche armadi vecchi. Ah sì, mi piace andare dai rigattieri e comprare proprio mobili, non è che come, mi adatto alle piccole cose, no? Compro proprio i mobili e poi me li restauro e mi metto lì a decaparli, a fare tutte le cose manuali, insomma, sì, mi rilassa. Ti rilassa, quindi dobbiamo dire che il tuo lui dovrebbe essere anche un po' rigattiere. Ecco pure che viene fuori da questo profilo. Non ne ho idea, sto mettendo insieme tutti gli ingredienti. Sei bravissima a cucinare, spesso posti le cose che cucini per te, per tua figlia, eccetera, bravissima con le torte, tanto più che tu soffri di celiachia, credo, quindi è ancora più difficile amalgamare gli ingredienti. Sì, diciamo che le mie farine, essendo prive di glutine, non sono facilissime da lavorare, per questo indubbiamente sì, sono un pochino più complicate, ecco, per farle rimanere su, però... Cucina più sicula o più toscana? Ma no, è un miscuglio, dipende da come mi va, da chi ospito, perché mi piace fare le cene con gli amici, quindi così, dal mood. E il mood romantico ti ha mai portato a fare una cena conquistatrice? Una cena conquistatrice? No, mai. Preferisci essere conquistata? Assolutamente sì. Sono d'accordo. Allora facciamo così, il tuo lui deve essere esperto di cucina nordica, tirolese, perché tanto al centro-sud ci pensi tu. Perfetto. Ricapitolando, deve essere, aspetta la memoria, come Richard Gere. Ok. Che fa nuoto sincronizzato, un po' rigattiere, esperto di cucina tirolese, laureato in matematica e anche un po' contadino, perché a te piace coltivare la terra. Esatto, vero, vero. Faccio prima andare al Madame Tussauds a Londra e farmi il fare, sai, di cera, perché... Se qualcuno si riconoscesse in una, no, in tutte queste caratteristiche e volesse giocarsi questa chance, sappiate che Laura forse non vi aspetta lo stesso. No, guarda, sul nuoto sincronizzato sono già scappato, te lo dico. Laura Torrisi! Grazie di aver giocato con noi. Grazie a voi. Buona serata. Ciao Laura, buon tutto. Ciao. Ciao, grazie a voi.